Ha avuto luogo ieri pomeriggio a Roccella Ionica la conferenza stampa organizzata dal gruppo Roccella Bene Comune per discutere delle interrogazioni parlamentari del Partito Democratico e di SEL sul bando di gara avanzato da Invitalia per la cessione della partecipazione societaria dei porti, tra cui figura il 51% di Porto delle Grazie SRL. Stando a tale interrogazione parlamentare firmata dagli onorevoli Giovanni Burtone, Demetrio Battaglia, Mario Salvino e Nicola Assumpo, sembrerebbe che Invitalia non abbia rispettato alcuni criteri di trasparenza e legalità. Si sarebbe venuta così a verificare una sorta di anomalia nei processi di bando di gara. Su questo si è espresso anche l'avvocato Domenico Circosta, ribadendo la necessità di fare chiarezza. Allora, intanto noi ci troviamo di fronte a un bando di gara che, quando è stato indetto, non conteneva una limitazione e il frazionamento delle quote che poi successivamente è stato introdotto. Un principio generale e assolutamente non derogabile delle gare e delle evidenze pubbliche è quello che già dal primo momento in cui viene pubblicato il bando, tutti gli elementi idonei a determinare le modalità dell'offerta devono essere contenute nel bando, perché in questo modo i soggetti pubblici o privati che intendono partecipare al bando di gara sono nelle condizioni di determinarsi e fare le loro scelte in relazione a quelli che sono i contenuti del bando. Qui è accaduto qualcosa di assolutamente anomalo, perché quando è stato pubblicato il bando di gara era espressamente previsto che Invitalia cedeva la quota del 51% in un'unica quota infrazionabile. Questo era scritto a lettere cubitali nel bando di gara. Successivamente, invece, e precisamente dopo che si era chiusa la prima fase della gara, quella nella quale venivano raccolte le manifestazioni di interesse, quindi quando erano già noti i soggetti che partecipavano, i soggetti che erano ammessi alla fase successiva, è stata determinata una anomalia con l'introduzione di un elemento di frazionamento delle quote. Mentre nel bando era detto in maniera espressa ed esplicita che le quote erano infrazionabili, si è determinato un frazionamento, e precisamente un 31% che doveva essere riservato al pubblico e un 20% che andava alla competizione tra i privati. Ebbene, questo ha alterato le condizioni della gara. Perché, ove fosse stato precisato per tempo, e cioè al momento di pubblicazione del bando, che c'era una quota pubblica di riserva pubblica, anche altri enti pubblici, la Regione Calabria, la provincia, dei comuni, avrebbero potuto manifestare il loro interesse per partecipare alla gara, mentre invece ciò non è accaduto. Come pure i privati, che poi successivamente si sono visti ridimensionare la quota, avrebbero potuto determinarsi in modo diverso. Come pure altri privati, che non erano nelle condizioni di partecipare a una gara per acquisire il 51% delle quote, ove avessero ritenuto che la quota fosse del 20%, avrebbero potuto fare delle scelte diverse e orientarsi a un'eventuale partecipazione. Ragione per la quale è del tutto evidente che questo modo di procedere ha alterato in maniera significativa e rilevante la modalità dell'espletamento della gara e ha introdotto degli elementi di illegittimità all'interno del procedimento di gara, ragione per la quale noi abbiamo chiesto ai gruppi parlamentari, precisamente questo nostro appello è stato raccolto dal gruppo parlamentare del Partito Democratico, che ha presentato un'interrogazione alla Camera con tutti i deputati calabresi del Partito Democratico, come pure il gruppo al Senato di Sinistra Ecologia e Libertà, con un'interrogazione di 10 senatori, ha rivolto al Ministro dell'Economia, al Ministro delle Finanze, al Ministro dell'Interno un'interrogazione proprio perché venga approfondita la modalità con la quale si è proceduto nel caso di specie alla gara, considerato che non stiamo parlando di un soggetto privato che ha indetto la procedura, ma il soggetto che ha indetto la procedura è la Invitalia, cioè un soggetto pubblico, una società a totale capitale pubblico che dipende dal Ministero dell'Economia. Quindi una società a totale capitale pubblico deve assolutamente garantire
che vengono rispettati i principi della trasparenza, i principi del buon andamento e i principi della legittimità dell'azione amministrativa. Nel caso di specie invece noi riteniamo che così non sia stato. Dobbiamo dire che questo stesso avviso hanno manifestato anche i parlamentari dei vari gruppi che hanno formulato le interrogazioni, ai quali noi abbiamo fornito tutta la documentazione relativa alle modalità con le quali si è svolta la gara.